Come se dovessi mettere un giacchetto sulle spalle e un giacchetto non mi deve capire, adesso puoi andare tranquillamente, lo faccio così, senza nessun problema, meglio riesco a poterci in maniera naturale, continuo a respirare e cavare. Grazie. Il muro non si sposta chiaramente, però io riesco a fare sì di creare una cannula che sviluppa e scanda la forza del cannulo dell'assato. Questo salgo verso l'alto e espando come se volessi toccare le pareti. Da qui faccio un vuoto a livello dei pettorali. Il movimento parte dal cedere col pettorale all'interno. Apro. Prima con la testa, le braccia seguono, io scendo come se mi dovessi tuffare verso terra, vado sulla gamba sinistra, sulla gamba destra, salgo dal centro e qui vado in posizione di Sasuke, come se dovessi abbracciare un albero. Ora noi pensiamo al nostro corpo come se fosse, di fatto per certi versi lo è, un bidone pieno d'acqua. Quando l'acqua viene agitata, che cosa succede? Quando il bidone viene agitato, che cosa succede? L'acqua crea delle onde all'interno. Quando il bidone poi si ferma, le onde si fermano, no, continua, e se oltretutto il bidone riceve una sollecitazione verso il basso, queste sono due varianti per raggiungere lo stesso obiettivo, ce ne sono tantissime poi da provare. Se ad esempio il bidone riceve una sollecitazione verso il basso, cosa succede? L'acqua tende a espandersi. Io sono il bidone. Queste sono le onde che si vanno a generare da qui, che mi vengono l'addome, io non faccio altro che rilassare e fare uscire di qua la mia energia. L'altro braccio, per evitare di disperdere forza, si chiude e rimane in guardia. Da qui non faccio altro che questo, e devo filare nel mio corpo. Rilasso e lui lo sento un pochino differente. Pugno normale, quello che vogliamo. Principio del rimbalzo muscolare, si cresce riflesso. Prendo questa forza che ho all'interno e la faccio uscire dove voglio. Ora mi mette da coppie. Due. E poi andiamo con il nostro calcio. Provate prima un paio di calci normali, lo kick classico, e poi provate col sistema del rimbalzo. E cambio un attimino l'assetto. Chiaramente si può crescere con la tibia e non con il piede. Grazie. Lo kick utilizzando il riflesso e il rimbalzo muscolare. Un'altra cosa che avrei detto dopo, quando caricate, pensate a questo, vi volete abitare sul pavimento, pensate come se vi voleste abitare sul pavimento, scendendo con il peso, e da qui lasciate andare, ma l'idea è, l'appoggio rimane fermo. L'appoggio al manico. Gira il meno possibile. L'importante è che non ne ruoti, perché tutta forza che va.
Domani sera è Sinbad, qui. Domani? Io voglio andare a finire. Quello non è lì. Perché io ho i diplomi. Sì. Mi devo andare a lo sa lui. Se no potresti andare a finire. Eccolo lì, perfetto. Essere già finito, non è bastato, due, allerto anche quello, porto via, non è finito ancora, continuo magari a colpire domani a testa, questa è un'altra delle caratteristiche, è anche la fortuna di portare con io, non avere porto l'armi, chi sa usare una pistola non vederla mai qui, se uno la sa usare e la punta è mentre ci sono gli stili, non della più. Nel peggiore dei casi, vedi in ginocchio una piccola foglia e la chiudo di fare. A livello di attimo, se trovo quello che è la vita, prima cosa, evito di fare quello che spesso viene insegnato, bloccare la camera. L'amputazione della scatella è questo, 1200 km all'ora, la velocità di un proiettile che esce da una pedetta, con la mano non c'è niente. Considerando poi la volata e gestione, considerando che con pistola salve, al polino di una giornata, se fanno le prove su una pistola salve, ti sfondano la testa con la vicina, solo la volata non da tutto di una pistola salve, la colonna d'aria che si sposta, te la sfonda. Prima regola, evitare sempre di entrare in contatto, di punto della pistola nel portafoglio. E speri che, però come viene detto giustamente, e se non basta, e se non posso scappare, e se non si accontenta, si fa dei piccoli accorgimenti. La prima cosa è quella di simulare sempre la resa. Prima cosa, come ho detto, non andiamo a toccare il carrello, ma andiamo semmai a bloccare sul cane. Quindi da qui, sposto, tolgo, e mi metto a distanza di sicurezza. Trigger discipline, questo rimane sempre fuori a meno che non voglia sparare. Dito nel passamano esclusivamente se ha intenzione di sparare, il dito rimane sempre nel fusto, anche se sto tenendo sotto di una persona, a portarlo dentro se necessario, ci vuole poco. Dunque, da qui la prima cosa è andare a lavorare su una banalissima leva articolare e portare via. Terza distanza,
l'arma la tengo vicino a me e almeno a 3 passi di distanza. Unica cosa che posso fare, sperando che vada bene, testa da una parte, lama dall'altra, tra gli occhi, Kinigheri, porto via di piatto e poi lo colpisco con la coda del coltello per evitare quanti casini. Quindi, viva, 1, 2, porto via, 3. Stesso principio che ho fatto sulla pistola, però entro per colpi. Rischiosissimo, da fare sempre, solo ed esclusivamente se non ho alternative. Io devo scappare da quella porta, scendendo l'arma davanti, con l'arma davanti, qua nella porta. In questo caso, no, guarda, tu le soldi, perché poi... alla fine, anche qui con l'arma non si deve entrare in contatto, si deve lavorare sui tendini della persona. Provate piano, la prima...